Si libera dei fascisti di Casa Pound. Penso che lei sia antifascista, giusto? È antifascista lei? C'è effettivamente un'Italia razzista e drammaticamente razzista nei confronti degli italiani. Io non lo considero. Poi è chiaro che... Vabbè, meglio se lasci fare a noi. Vai a giocare di là. Io intervengo contro questi rompicoglioni. E mi consenta, stia buono, sia diplomatico. Sta passando troppo tempo e dobbiamo dare una risposta secca. Io direi di no. Secondo me va bene. Secondo me... Tasi su te, dai gli sparien, la solita lista. Preparatevi a contare perché sono tanti. Razzista, fascista, nazista, populista, sovranista. Posso difendere il mio paese pretendendo che entri in Italia chi ha il diritto di entrare in Italia? Il veto di Polonia ed Ungheria deriva dal fatto che loro non vogliono essere vincolati al rispetto dei diritti umani. Lei non dovrebbe battersi insieme a noi perché questo ostacolo venga rimosso? Fermi tutti, bisogna dargli una risposta di quelle giuste, perché questo è... Fuori di testa. Da parte della Lega. Questo cambia un po' le prospettive, perché quello che è successo rispetto alle previsioni è un errore. E hai poche idee, ma confuse. Non c'è niente da ridere! Ma io penso che obiettivamente ci si debba dare un limite sulle cose. Una roba sono difendere i diritti, le cose. Andate avanti, non so dove andrete. La verità fa male, ma intanto portatevela a casa. Guardi, chi li decide i diritti umani? Buongiorno, questa ragazza vuole portare un esempio di un immigrato. Non ha permesso da un sacco di tempo che in Italia è purtroppo non è regolare, non ha il permesso di soggiorno. Lui per campare vende delle borsette in stazione centrale. Che cosa devo fare io? Devo denunciare questa persona? Per me quello è un aborto, punto. Ma che cazzo è lo questa? Vada via i ciap. Però bella la signorina. Mi ricorda tanto una compagna d'infanzia che... Che diavolo state facendo? Cioè, non ha la... Cioè, no. Con quale faccia? Si cercano i motivi che lui ha innescato. Denunciare? Se qualcuno va in giro a vendere merce rubata o contraffatta, ha sbagliato posto dal mio punto di vista. Ma non è rubata, sono... non e se invece li ha fatti lui questi braccialetti? Allora... E al posto di studiare ha preso il primo posto per un pugno in faccia. Mi consenta, stia tranquillo lei. È una donzella e noi siamo dei signori. Non c'entra niente. A me parla cazzi. C'è stato un risultato che... Io preferisco occuparmi dei 4 milioni di italiani disoccupati. Ma non ha risposto. Punto primo. Rischiamo milioni di disoccupati. A questo ci penso io. Consentitemi, tac. Quando c'era il governo Salvini si pagava di meno. E quindi votate voi, scegliete voi. Da quei barconi sono scesi stupratori, spacciatori, rapinatori, terroristi. Sì, ma con questo amico che facciamo? Trattamenti sanitari obbligatori. No, ma forse non mi sono spiegato. È clandestino? È clandestino? Sì. Primo aereo è a casa tua. Mi piace la vita reale, non le chiacchiere. Chiaro. E di cosa ci occuperà in questi giorni? Nasce morto quel feto. Figlio di libici. Quando attribuisce prospettive nella vittoria. Ma che cazzo stai borbottando? Noi voteremo contro. La realtà delle cose. Bene, spariamo la lista degli argomenti a piacere. Prego, prima le signore. Tutto. Sull'immigrazione, sulla legittima difesa, sull'assunzione dei poliziotti, sulle telecamere negli asili nido, su tante iniziative, sulla legge Fornero, partite IVA, artigiani, commercianti, piccoli imprenditori e liberi professionisti, burocrazia e vita complicata, vigili del fuoco, carabinieri, poliziotti, finanziari in penitenziaria. Quindi... E cosa ne pensa delle scelte politiche di Renzi? Veramente è un traditore. Dicono ha staccato la spina dei minorati, non lo so, fra i partiti perdenti. In occasione di un fiume di merda. Quello che voi avete sentito stamattina. Che secondo me non è una roba bella e moderna, è semplicemente un modo per fare casino. Ma che cazzo me ne frega mai di Renzi? Ma dove andate la bella signorina di prima? Non la vedo più. Rispetto anche i sondaggi degli ultimi giorni non cambierà nulla. Lui vuole essere presente in mezzo alla gente, anche per il centrodestra. Va fatto questo. Ha tagliato le tasse, ha assunto poliziotti, ha fatto accordi internazionali, ha sconfitto la fame nel mondo, ha portato la pace nel mondo, la crescita dei capelli e gli italiani non se ne sono accorti. Allora, poi per carità, i sondaggi valgono quello che contano. I sondaggi la danno in crescita di nuovo. Mi amano e sono desiderato da tutte. Eccola giù la signorina carina. Salve. Sei uno scemo. Più o meno d'accordo? Che penso a me?
Tac. Non ho fatto niente, non vado alle riunioni, mangio come un bufalo e gli italiani mi danno il 33%. O sono tutti rimbambiti... Questo l'ha detto lei. E la Merkel invece... Si sta svendendo la nostra identità. Si sta svendendo l'essere dei cittadini italiani. Chi è la gulona? Diciamo che voi avete delle informazioni che non abbiamo noi. Io ho l'ambizione che l'Italia sia un paese sovrano. Che noi non dobbiamo prendere ordini da Parigi, da Berlino, da Bruxelles. Certo, la Merkel è contenta, sì. Macron è contento, sì. L'Europa è contenta. Gli italiani no. Mi dica, cosa ha fatto Matteo Salvini per questo paese, quindi? Una riforma seria. La legittima difesa, la flat tax per gli artigiani e le partite IVA, i decreti sicurezza, il blocco degli sbarchi, quota 100. Ora queste non sono prese di posizione. Un'ultima domanda, cosa ne sarà dei 49 milioni che la Lega... Perché? Oh no! Ah, figa!